Per concludere, passiamo alla pittura con Beato Angelico, seguace in parte delle idee di Brunelleschi e di Masaccio. Nato con il nome di Guido di Pietro, divenne monaco con il nome di Fra Giovanni, ma è passato alla storia con questo nome fantasioso perché la sua arte fu detta angelica, probabilmente più nel senso di superiore, altissima, divina, che per lo spirito religioso che la pervade. Tra il 1420 e il 1430, cioè nel periodo giovanile, realizza una serie di opere che mostrano un progressivo accostamento alle forme moderne, come nell'Annunciazione che sta a Cortona, anche se abbiamo sempre figure tardogotiche, cortesi. C'è dolcezza nelle forme, delicatezza negli sguardi, colori morbidi e luminosi, che sono tutte caratteristiche dello stile migliore del Beato Angelico. Nell'Incoronazione della Vergine, realizzata per un altare minore della chiesa di San Domenico a Fiesole, lo sviluppo prospettico spaziale è grandioso e complesso. A suggerire la profondità di campo sono due ordini di figure inginocchiate e poste di spalle, davanti all'alta scalinata in marmi variegati e policromi, sopra la quale, come su di un palco, si sta svolgendo il rito sacro. Ai lati e dietro al tabernacolo vi sono schiere di angeli e santi dalle vesti e colori vivaci, morbidi e cangianti sotto l'effetto della luce, che stacca i volumi, ravviva i volti e avvolge tutto in un'atmosfera di serenità e letizia. La celebre deposizione è datata al 1440 circa ed è una tavola di gusto tardogotico con tre cuspidi, ma con una composizione in linea con i dettami rinascimentali. Il gruppo centrale ha una disposizione piramidale con ai due vertici inferiori le figure inginocchiate. I due gruppi laterali si dispiegano sullo sfondo di una veduta di città a sinistra e di un paesaggio collinare a destra, in modo da contrapporre allo sviluppo verticale dell'arcata centrale uno sviluppo orizzontale in profondità. La prospettiva è il punto di fuga in Cristo, che ha il suo corpo posizionato a forma di X che accompagna la scena verso destra e verso sinistra. C'è anche circolarità nella composizione, alcune figure sono di spalle. Il manto erboso è corposo. Il colore puro, senza ombre, è intenso, chiaro e luminoso, e questo colore insieme all'amenità del luogo tolgono alla rappresentazione ogni drammatica crudezza, pur restando una scena dai toni solenni per la compostezza degli atti e la devota e attenta espressione delle figure. Tra il 1438 e il 1446 il Beato Angelico eseguì con degli aiuti la decorazione pittorica del convento di San Marco a Firenze. Questi affreschi mostrano una nuova fase di sviluppo della sua arte, che in generale si allontana dallo spirito e dai problemi della cultura rinascimentale ed assume i caratteri di mistica austerità, viva commozione religiosa, maggior rigore formale. Le composizioni sono semplicissime, con poche figure su sfondi aridi e deserti, o in ambienti conventuali spogli ma pieni di luce e di spazio. Non mancano però alcune composizioni più ricche, come l'Annunciazione all'ingresso del dormitorio, dove emerge il rigore prospettico della composizione, un delicato studio delle espressioni dei personaggi, una luce calda che avvolge le figure e gli alberi dello sfondo boscoso, fa risaltare l'architettura e modula i colori in tonalità diverse. La spiritualità di questa scena è profondissima. Nel 1446, l'Angelico fu chiamato a Roma da Papa Eugenio IV, per affrescare una cappella in Vaticano, opera oggi perduta. L'anno dopo lavorò nel Duomo di Orvieto e poi fu richiamato a Roma dal nuovo Papa, Niccolò V, per il quale affrescò, insieme ai suoi allievi, nel 1448, la Cappella Niccolina, con storie dei Santi Stefano e Lorenzo. In questi affreschi abbiamo un'ulteriore evoluzione del suo stile, soprattutto nel maggiore vigore plastico delle figure e nella grandiosità delle architetture di sfondo, ispirate alle rovine classiche di Roma. Nel 1449 il maestro venne nominato priore del convento di San Domenico a Fiesole, così le nuove responsabilità lo sottrassero quasi definitivamente alla pratica della pittura. A differenza di Masaccio, egli ebbe numerosi allievi e diretti seguaci, come Benozzo Gozzoli, Domenico Veneziano e Piero della Francesca. Questi ultimi due, in particolare, ne svilupparono le premesse per una pittura nuova e originalissima. Finiamo qui e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie per avermi seguito.